questo gol mi avrebbe dato una carica di autostima non indifferente. Purtroppo è già la seconda o terza volta che ci vado vicino senza avere un buon risultato, ma penso che sia importante trovarsi lì in quel momento, al momento giusto, diciamo. Poi penso che col tempo arriveranno. Non ho capito ancora adesso come ha fatto il portiere a parare il tiro, che sicuramente è stato fortuito, però con pazienza arriverà anche il gol. Diciamo che questo momento, secondo me, poteva arrivare prima, poi non è arrivato per varie circostanze. Un po' sono dipese da me, ovviamente, io mi prendo tutte le colpe, un po' purtroppo non sono dipese da me, però l'importante è pensare al presente, non al passato. Io adesso sto fortunatamente avendo continuità e spero di mantenerla e proverò a dare il meglio. Io penso che bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che le occasioni create sono state tante e i dati parlano chiaro. Abbiamo sempre avuto il possesso palla rispetto agli avversari, che gli avversari sono stati squadre costruite per vincere il campionato. Abbiamo avuto anche 60-65% di possesso palla, quindi questo ci fa capire come abbiamo dominato il gioco. E comunque le occasioni penso che, pur non sfruttate, siano state create. Quindi l'importante è quello, dobbiamo ripartire dalle cose buone e poi penso che il gol arriverà. Adesso c'è un doppio turno casalingo di Spesaro e di Molese, saranno occasioni ghiotte sia per cercare il primo gol, sia per cercare anche la prima vittoria. Sì, certo, noi siamo consapevoli che in queste due partite dobbiamo assolutamente cercare la vittoria che in queste prime tre partite ci è mancata, ma penso che se riusciamo a mettere in campo le nostre cose, i nostri valori, i nostri ideali, la vittoria possa arrivare tranquillamente.